Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati in questa calda e stivissima Feltre. Super carica per l'arrivo del grande evento, il Jazz It Fest. Ciao! Ciao, Jazz It Fest, Small House. Eccoci, Jazz It! Jazz It Fest è un festival itinerante che viene organizzato dall'omonima rivista in un comune italiano ogni anno diverso. Affinché redattori, lettori, musicisti ed operatori del settore possano conoscersi, accrescersi e sviluppare lo sharing creativo. Il programma artistico del festival è costruito attorno alle residenze creative che creano l'occasione di fare inclusione sociale con la musica. Artisti, volontari ed addetti ai lavori saranno ospitati all'interno di abitazioni private, giardini, chiostri, palazzi storici, chiese e piazze che diventeranno lo scenario di bellissime esibizioni. Siamo arrivati al quarto weekend di giugno ed è arrivato anche il Jazz It Fest. Impressioni e commenti da te che la vivi da musicista ed anche da spettatore? Sì, assolutamente. Io vivo qui a Feltre e ho scoperto che è una manifestazione veramente ampia, veramente grande, che offre opportunità, offre corsi e offre veramente buona musica. Cosa pensi della musica come collante socio interattivo? Beh, secondo me è fondamentale anche perché è un collante culturale. In momenti in cui la cultura sembra essere messa in secondo piano, in cui l'arte soprattutto è messa in secondo piano, manifestazioni così che promuovono la cultura musicale sono essenziali. Ciao, sono Enrico, vi aspetto. Ciao, io il mio contrapasso. In compagnia del Valdarno Jazz Collective, che sta veramente prende dal nord al sud d'Italia, siete fortissimi, complimenti. Le cose imperdibili di questo Jazz It Fest 2017? Sicuramente domani sera alle ore 22 il Valdarno Jazz Collective si esibirà, perciò vi aspettiamo, assolutamente, assolutamente. Impressione su Feltre? La cittadina sicuramente molto accogliente, gente meravigliosa, onestamente soffro un po' la calura, ma è un caldo abbastanza anomalo, però diciamo che siamo contentissimi, insomma, dico la verità, un'accoglienza meravigliosa. Allora, ne approfitto dato che ho un trentino qua di fianco, c'è un detto che dice: se vuoi patire le pene dell'inferno, Trento d'estate e Feltre d'inverno. E invece qua estate stiamo grondando. È un po' invertita, no? Dovremmo cambiare anche questo proverbio, perché è più caldo a Feltre che a Trento, quindi sicuramente va invertito il proverbio.
Ciao. Non solo musica, non solo jazz, ma un'escalation artistica che vede mostre, musei aperti, convegni, incontri ed anche tantissimi itinerari di turismo culturale. A proposito di visite guidate, vogliamo parlare del gruppo Civitate Sfeltre? Itinerari, laboratori del gusto ed artigianali, trekking, tutti organizzati esclusivamente da una squadra locale che si mobilita per l'accoglienza del turista. Fantastico! Ciao a tutti! In compagnia di Elena Sanson, un'artista, ma non del jazz, ci racconti un pochettino della sua arte. Io dipingo sui sassi, i sassi di solito mi suggeriscono cosa dipingere, in questo caso un sasso quadrato mi ha sottolineato l'idea di fare questo libro dedicato un po' al jazz e poi ci sono altre varie forme di animali, di qualsiasi cosa che mi venga in mente, che mi suggerisca il sasso, lo dipingo. Eccoci qui in compagnia di Luciano Vanni, un ideatore super, ami così tanto il jazz che ne hai fatto un festival dalla portata oltre che nazionale. Raccontaci un po' da dove ti è venuta questa idea. Allora, l'idea nasce viene dalla nascita di mio figlio, perché 5 anni fa appunto ho avuto questo privilegio di diventare padre, fra l'altro è nato lo stesso mio giorno, nel momento in cui ho compiuto 40 anni è nato lui. E ti scatta, ha avuto chiaramente questi 9 mesi, una donna lo vive all'interno, no? In un certo modo, e l'uomo lo vive in un altro modo. Io ho avuto modo di riflettere su tante cose, ho avuto fare qualche cosa per gli altri. Questo festival, che non ha un senso, è pura follia, nasce dal desiderio di offrire qualche cosa, dare qualcosa alla mia comunità di riferimento, che è quella del jazz, perché comunque sono editore di una rivista specializzata. E dopo l'ennesima richiesta di intervista, di recensione, di arrabbiature dei miei colleghi, che comunque fanno una fatica enorme, perché fare jazz significa amare una musica straordinaria, ma avere una vita complessa e difficile. L'idea è quella lì, ho detto ragazzi, riscopriamo l'amore e il piacere di quello che facciamo. Diamoci un appuntamento, non ringraziamo sindaci, assessori, non dobbiamo ringraziare nessuno, non vi farò modo di non farvi ringraziare nessuno. Diamoci un appuntamento spontaneo, senza cachet, senza rimborsi. Io non chiamo nessuno, con l'unico desiderio, doppio desiderio, uno, di fare sharing creativo e quindi di fare attivare delle reti collaborative tra voi, per conoscervi e per attivare anche delle attività di produzione discografica, di prove e quant'altro. Il secondo è per dimostrare che la musica ha un effetto pedagogico, che la musica ha un valore sociale oltre che estetico. E quindi ogni anno ci troviamo, probabilmente questo è l'ultimo perché sono arrivato. No, non dirci così. Ebbene sì, però comunque ogni anno ci troviamo in una comunità diversa e innestiamo una comunità di artisti all'interno di una comunità locale che ospita, accoglie, coproduce, co-comunica. È faticosa, ci sono infiniti errori, infiniti buchi, però insomma, è una bellissima esperienza di cittadinanza attiva. Cittadinanza attiva, vogliamo parlare del gruppo Civitate Sfeltre, perché veramente è qualcosa che lascia un'impronta nel territorio. Civitate è un movimento appunto che ho creato per dimostrare appunto che occorre un'idea diversa di cultura, una cultura, a mio avviso, cultura è un participio futuro. Noi lo confondiamo spesso con arte, con festival, con mostre, ma la cultura non si espone, la cultura non suona.
cultura, appunto, noi latini dicevano che è un participo futuro, di colere, che educa, che è coltivare, prendersi cura di qualcosa. Quindi cultura è tutto ciò che alimenta un carattere, una sensibilità. Cultura, se io ti dicessi a te quanta cultura hai, si può misurare il sapere si può misurare. E si può crescere. E si può crescere. La cultura che si può accrescere è qualche cosa di più profondo. Ho lavorato molto su questo tema qua e allora ho costruito un movimento, appunto, che si chiama Civitates, orientato soprattutto sulle aree interne, su piccoli comuni, dove sono giovani che hanno magari poco coraggio, hanno pochi stimoli e magari vanno a abitare, no, fuori dal paese, mm-hmm. e lo lasciano ancora più debole. Civitates nasce dall'idea di restituire ai piccoli comuni italiani una loro anima forte. E io ho lo strumento per fare accensione civica, cioè per stimolare gli abitanti a riscoprire il gusto della cooperazione, il gusto della bellezza e della condivisione, l'ho trovato attraverso l'arte, perché l'arte, appunto, come i greci ci insegnavano, col fatto che come dire, eccita le emozioni, fa sì che si possa cambiare e migliorare i comportamenti. Quindi i comportamenti io li cambio attraverso queste comunità di artisti che si muovono, abitano nelle case e rendono attivi gli abitanti. Cinque edizioni, qual è la cosa più bella che ti porti dentro dopo questi 5 anni e cosa sicuramente ti ricorderai di questa Feltre? È difficile perché, tra l'altro, ho deciso di non fare mai un bilancio, cioè un bilancio lanciato 5 anni fa, il bilancio emozionale, cioè noi ritagliamo, cioè raccogliamo tutto ciò che viene dalla rete. Non mi piace dare i numeri di quante gente c'è, non mi sembra di trattare come pecore le persone, 25.000 persone, quelle davvero sfigati. Quindi io traccio i commenti che le persone lasciano sulla rete, quindi questo è il bilancio. Ora, l'emozione più grande sono gli occhi delle persone, sia dei musicisti che vengono, che si ritrovano, sia degli abitanti, cioè... vedere, appunto, che attorno a musica popolare ma impopolare come il jazz si possa fare comunità. E di questa edizione mi ricorderò le 240 famiglie che ospitano, siamo in Veneto, e ti dico ancora una cosa, dato che voi siete una TV locale comunque importante, con una grande vocazione, siete attenti a tutto ciò che accade sul vostro territorio, abbiamo ricevuto delle schede degli abitanti e a cui dicevo sempre, il tuo pallino rosso nel cuore, che tipo di musicista vuoi? Magari c'è il tuo zio pianista, magari... Molti mi hanno messo, non voglio italiani, voglio stranieri. C'è una vocazione proprio, e questo mi ha emozionato, perché vuol dire che dentro c'è alla fine il desiderio di abbattere i muri. E questo è, la cultura riesce a fare questo. Ciao! Ciao! La riprova che la musica non è solo un collante sociale, un metodo di mobilità alternativa, ma qualcosa che si vive e che si ha dentro nel cuore. E qui da Feltre è tutto. Alessia, ciao, al prossimo servizio!